Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi ritorno con il video di top e flop del periodo, del mese di settembre, inizio settembre. Però innanzitutto vi ricordo che se non siete ancora iscritti al mio canale di iscrivervi qua sotto cliccando sul pulsantino iscriviti e attivando la campanellina di fianco, così vi arriva la notifica quando esce un mio nuovo video. Se volete metteteci un bel like se vi piace questo video, se volete commentate e se ancora non lo fate vi ricordo di seguirmi anche su Instagram, vi lascio il link diretto giù nell'info box. Sulle labbra ho il Liquid Kisses di Debby Matte Lipstick, no transfer, questo, nella colorazione 13. Questo nude. Allora, partiamo subito. Sono tutti quanti top, a parte un... No, no, non è vero. Sono quasi tutti quanti top, a parte un flop, poi vi spiego perché, e un mi. Allora, partiamo dal corpo questo giro. Partiamo dai capelli. Allora, promuovo questa maschera per capelli di Nuvex, penso si legga, è una maschera al cocco, all'olio di cocco, buonissima. Io l'avevo trovata in una box, non mi ricordo più se di Habibi o di Look Fantastic, forse di Look Fantastic. Questo è il quantitativo che io ho utilizzato, non la uso tutti i giorni. Ha questa profumazione un po' finta di cocco, però vabbè, fa niente, ci si può passare sopra. Appunto, non la utilizzo tutti i giorni, ma la utilizzo nel weekend quando sono dal mio ragazzo. Come vedete, ho cambiato location. Quando sono dal mio ragazzo e lascia i capelli morbidissimi e stradistricati. Ve li lascia proprio morbidi, ve li idrata i capelli. Se avete i capelli secchi, questa è fantastica. Non li appesantisce neanche. Io ho dei capelli grassi e non ve li va ad appesantire. È ottima. Sono 100 grammi, sì, e è da tenere anche poco in posa, 3 minuti. Sì, solo 3 minuti, quindi fantastica, buonissima questa crema, questa maschera per i capelli, davvero buona. Poi una cosa che promuovo è anche questo shampoo di Eslabondex del marchio Eslabondex, sono 250 ml di prodotto. È uno shampoo purificante e sebo regolatore per cute e capelli grassi, appunto per il mio tipo di capelli. Rimuove le impurità e l'eccesso di sebo, è vero. Al 90% di ingredienti di origine naturale e nulla. Io l'ho preso sul sito di Look Fantastic, sì, è davvero ottimo. Vi lascia i capelli belli morbidi, puliti, puliti a lungo, freschi, non ve li va ad appesantire. Ottimo, adattissimo ai capelli grassi. Appunto, vi toglie il sebo, ottimo. Stessa cosa per il suo fratellino, diciamo, della stessa linea, dello stesso marchio. Eslabondex, questo invece è un fluido pre-shampoo, quindi va applicato prima dello shampoo sui capelli asciutti, vi raccomando. È purificante e depurativo per capelli e cute grassa, elimina le impurità e il sebo in eccesso. Appunto, è della stessa linea per capelli grassi, ecco. Sono 150 ml. Ha questo pratico beccuccio per applicare il prodotto, che se voi girate e esce il prodotto e poi lo rigirate, si richiude. Ottimo, io lo applico soprattutto al centro, poi sopra le orecchie e al centro della cute qua dietro. Faccio una striscia,
due strisce così e un po' dietro, poi lo lasciate agire 10 minuti, 5-10 minuti, poi lo andate a massaggiare e a risciacquare e poi fate il vostro normale shampoo. Vi lascia anche lui i capelli puliti, morbidi, con meno sebo, ottimo per i capelli grassi, davvero fantastico. E per i capelli abbiamo terminato. Passiamo appunto tutti e tre prodotti top. Passiamo al corpo. Allora, stiamo usando, e dico stiamo usando, questo scrub shower gel di Beyoncé. È un scrub shower gel 2 in 1 all'argilla verde e green clay. È detossinante, è senza siliconi, è DTA e PEG, è dermatologicamente testato, oligominerali termali giapponesi contiene, è davvero ottimo perché io lo utilizzo come scrub e anche il mio ragazzo lo sta utilizzando come scrub. Sono 400 ml, l'abbiamo acquistato da Acqua e Sapone se non ricordo male. Ha una profumazione giapponese di tè matcha, tipo così. La consistenza, vediamo se riesco a farvela. È un po' liquidina però. Vediamo se riesco a farvela vedere. Non so se riuscite a percepire. Comunque è una consistenza cremosa e un po' appunto liquidina, però scrub da Dio, ha dei microgranuli tipo sabbia ed è fantastico. Vi scrubba il corpo in una maniera fantastica, vi toglie le cellule morte, è davvero ottimo, non costa neanche tanto. Fantastico, per 400 ml di prodotto, ottimo. Poi promuovo questo detergente intimo con il nome un po' così, si chiama Lubrigin Hydragel detergente intimo extra delicato, 5 benefici in uno, azione lenitiva, deterge delicatamente, freschezza prolungata, protezione antiodore, pH fisiologico, essenza SLS, SLES e parabeni, arricchito con acido ialuronico ed estratti di baobab. È appunto un gel detergente intimo. Ottimo, se avete delle piccole irritazioni ve le toglie, non brucia, è umettante là sotto, appunto adatto se avete la parte delicata, comunque sensibile, ottimo, non brucia, non dà fastidio, davvero fantastico. L'avevo acquistato su un sito di una farmacia, davvero ottimo, proprio ottimo. Poi ci sta piacendo anche questo sapone per le mani, sapone con antibatterico della linea Bio X Care con pH 5,5, la vaniglia e latte di riso, appunto il sapone mani con antibatterico, ottimo perché non lascia le mani secche, toglie tutto, anche magari residui cioè di puzza di pesce e così via. Noi lo utilizziamo in bagno principalmente per lavarci le mani, ottimo, davvero ottimo. Questa consistenza qua, ottimo. Poi ha questa profumazione, ma non di vaniglia stucchevole, anche se io amo la vaniglia, però è una profumazione delicata di vaniglia, buonissimo. L'avevamo portato al mare perché siamo andati in un campeggio, quindi da utilizzare per lavarci le mani appunto in campeggio, e poi lo stiamo utilizzando tuttora in casa io e il mio ragazzo, davvero ottimo. Passiamo al viso, dove c'è il bocciato. Allora, per il viso andiamo un attimo con ordine.
Sto utilizzando ben due struccanti occhi, ma mi stanno piacendo tutti e due. Uno è quasi terminato, mentre l'altro l'ho appena iniziato. Allora, questo qua è quasi terminato, come potete vedere. È lo struccante occhi di Cloran con l'87% di ingredienti di origine naturale. È per occhi sensibili, vero? Al fiordaliso e nulla. Io l'avevo preso su una farmacia, sono 100 ml, è davvero ottimo. Se avete gli occhi sensibili, comunque che si irritano facilmente o così arrossiscono, questo non ve li fa bruciare, non ve li fa arrossire, non ve li irrita. Davvero ottimo, strucca tutto, strucca anche il trucco waterproof, no, fa fatica a struccarlo, però il resto del trucco, ombretti, matitoni, occhi, sopracciglia, strucca tutto, ho anche mascara, davvero buono, devo dire davvero buono, ha questa profumazione, sì, fiorita, però neanche più di tanto, vediamo gli ingredienti. Vabbè, non è. Sì, ha gli ingredienti di origine naturale, però non è bio, ecco, non è. Perché contiene acqua, vabbè, contiene dei PEG e nulla. Contiene alcol e niente. Comunque, ottimo, se avete gli occhi sensibili, provate. Sapete che io sono un po' sempre alla ricerca di struccanti occhi che non bruciano gli occhi e. Quello lì è davvero fantastico, ma anche questo è davvero fantastico. Della linea essenziale di Conad, quindi l'ho preso alla Conad un po' di tempo fa, super scontato. Questo invece è uno struccante occhi, come potete vedere, bifasico, delicato, con estratti di rosa e camomilla. Rimuove il trucco waterproof, vero, perché l'altro giorno c'avevo su un matitone waterproof e l'ha struccato benissimo. Questo è senza PEG e senza alcol, è per occhi sensibili, anche lui ottimo, davvero ottimo. Sono 125 ml, quindi leggermente più grandicello di questo. Come potete vedere, non ne ho utilizzato tanto, ma abbiamo stato utilizzando. Mi è bastato utilizzarlo 2 o 3 volte per capire che non mi bruciava gli occhi, anzi assolutamente non mi ha bruciato gli occhi, non me li ha arrossiti, non me li ha, non me li ha irritati, non mi veniva, non me li ha irritati, davvero ottimo, questo potrei anche riacquistarlo, ma anche questo. Due fantastici struccanti occhi, soprattutto per gli occhi sensibili, ecco, o anche per puntatori di lenti come li ho su io oggi, davvero fantastico. Invece una cosa che vado a bocciare è questa crema mousse di Lirac. Vediamo come la chiama loro. Sì, crema mousse struccante a doppia azione. È questa. Questo è il formato piccolino da 30 ml. Non l'avevo acquistata, avevo preso una crema per mia mamma e mi avevano dato in omaggio una bustina con dentro vari campioncini, tra cui questa. L'ho portata in vacanza e l'ho utilizzata, l'ho provata a utilizzare. Ma non mi è piaciuta perché brucia un sacco gli occhi, ma brucia tantissimo gli occhi, quindi non va bene per struccare gli occhi e comunque non fa il suo, cioè non è che strucca benissimo. Infatti poi dopo questa ho passato il tonico e sul tonico comunque c'erano residui di trucco. Invece vi ho promosso quella di Nuxe, quella la crema detergente, gel detergente, ecco, quello lì era ottimo, non bruciava neanche gli occhi, davvero fantastico. Invece questo brucia tantissimo gli occhi, quindi vado a bocciarla. La utilizzerò lo stesso sul resto del viso, evitando gli occhi, però sugli occhi vi avviso che brucia un casino. Quindi bocciata. Poi Nenni metto questa maschera per il contorno occhi di Mad Maschi, penso si chiama così,
trovate in una beauty box, non contiene ingredienti di origine animale. È una maschera che ha un elevato livello di vitamina C, contiene kiwi giallo, mirtilli e bacche di goji, quindi ha un'azione per le rughe sotto gli occhi, visto che comunque la zona periocolare sotto l'occhio è molto sensibile e molto sottile. È una maschera in gel marroncino, l'ho quasi anche terminata, sono 30 ml. Da tenere 8-10 minuti al posto dei patch, ecco, occhi, io sto utilizzando questa da provare, ha dei micro granuli, però non si sentono, non è che vi fa lo scrub là sotto, anche perché non si deve fare proprio lo scrub là sotto. Allora, sì, è vero che ha questo elevato di elevato livello di vitamina C, però allora, se avete gli occhi stanchi stanchi stanchi, va a bruciare, perché io l'ho fatto l'altro giorno e mi ha bruciato un pochettino. Invece gli altri giorni no, era bella rinfrescante, quindi ok, vai così. Attenua un pochino le rughe e le borse, ecco, però forse io riformulerei un attimo la formula, la consistenza, perché tende a colare, è molto liquida come maschera, quindi è nenì, ecco, né la promuovo né la boccio, è un po' lì, tra il sì e il no, ecco, questa maschera per il contorno degli occhi, contorno occhi. Poi l'ultimo prodotto che vi vado a promuovere invece è questo tonico alla vitamina E, questo qua di Dermon, completa la pulizia del viso per tutti i tipi di pelle, ad azioni rinfrescanti e antiossidante. L'avevo comprato anche questo su un sito di una farmacia, non mi ricordo più quale perché ne provo un casino di siti della farmacia. O Amica Farmacia o Farmacia 1, o di solito sono quelle, o Farma E alcune volte, di solito sono quelli i siti dove acquisto. È senza alcol, è davvero rinfrescante, perché ha questa azione davvero rinfrescante sul viso, quindi ottimo in estate quando faceva super caldo. Ha una profumazione, ha anche il tappo che si svita, fiorita, dolce, buona profumazione, delicata, se no ha il suo buchino come foro d'uscita, ma non esce tanto. È un tonico, come vedete, abbastanza liquido e appunto contiene vitamina C, vitamina E, scusate, che ha proprietà antiossidanti e combatte i radicali liberi, come ben sapete, e favorisce anche il rinnovo delle cellule. Quindi ottimo come tonico, è appunto rinfrescante e antiossidante e combatte anche i radicali liberi. Quindi ottimo come tonico, ve lo consiglio, sono 200 ml, se volete provarlo, fantastico. Niente, questi qua sono stati tutti i miei top e flop del periodo, del mese di settembre, mettiamola così. Fatemi sapere voi cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto. Io vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!